Buongiorno Davide, in questi anni il mercato dei browser è stato dominato da un solo nome e le statistiche del 2022 non fanno che confermare questo dominio. Sto parlando ovviamente di Chrome, che con quasi l'80% del market share semplicemente non ha nessun rivale, visto che tutti i competitor stanno sotto il 10%. Beh, il primo è Safari, spinto ovviamente dall'adozione di default sui Mac. Poi c'è Firefox, che resta ancorato al suo 7,5%, seguito a ruota da Microsoft Edge. Gli altri sono per lo più irrilevanti, con un Internet Explorer finalmente fuori dai giochi, Opera che ancora tenta timidamente di resistere e qualche nome nuovo, tra cui Brave, che si è affacciato quest'anno alle statistiche. Da notare che quasi tutti i browser in classifica si basano su Chromium, l'engine che sta alla base di Chrome. Le alternative sono Safari, che è basato su WebKit, e Firefox, che usa il suo engine Quantum. Bene, in questo scenario si inserisce una startup che cerca di proporre un browser con qualche innovazione. The Browser Company propone Arc e il suo CEO Josh Miller presenta il browser non come una semplice finestra sui siti web, ma come un sistema operativo. Miller fa riferimento al modo in cui i sistemi operativi cambiano l'esperienza dell'utente sulle app installate, come Siri o Apple Pay, o come la UI viene plasmata da, per esempio, Material U di Google. Per fare questo, propone una serie di idee su Arc, che al momento è disponibile in beta con una waitlist e solo per Mac, ma arriverà poi anche per Windows. La prima cosa che si nota sono le tab, o meglio, la loro assenza. Arc sostituisce le ormai classiche tab con una sidebar, ma non semplicemente mettendo le tab in verticale, ma organizzandole come se fossero applicazioni, mettendo insieme finestre aperte e bookmark come quando aprite il gestore multitasking su mobile. Quindi ogni item nella sidebar è una pagina web, ma anche un'app a cui si può velocemente far ritorno, ad esempio Gmail, usando un launcher richiamabile con Command T e poi digitando Gmail. Naturalmente permette di organizzare tutto secondo le proprie esigenze e in cima rimane la sezione dei preferiti e poi le finestre pinnate, organizzabili anche in cartelle. Tutti gli item possono essere rinominati e così pure personalizzati i colori. Inoltre di default Arc chiude tutte le tab aperte ogni 12 ore, a meno che non le pigniate. Questa impostazione si può modificare o spegnere del tutto, ma se siete dei maniaci come me che non sopportano di avere tante tab aperte, perché diciamocelo, consumano memoria. Una volta che avete organizzato per bene la sidebar, potreste pensare che sarebbe bello avere un'organizzazione diversa durante l'orario di lavoro o una per un diverso account, ed ecco che Arc vi viene incontro con Space, che fa esattamente questo, cioè vi permette di switchare tra diversi set di tab e pin, così pure di colori e account utente. Tutto questo, come detto, è gestibile via tastiera. Con Command T si apre la barra dei comandi e si può chiedere quindi di aprire un nuovo tab o di riprenderne uno già aperto, attivare un'estensione, cambiare un setting, eccetera. Una cosa che ricorda molto da vicino alcuni launcher per Mac oppure la barra dei comandi di VS Code. C'è anche una split view che consente di aprire fino a 4 finestre affiancate. Come detto, Arc è ancora in pieno sviluppo ed è disponibile solo per Mac. E sotto il cofano gira sempre l'engine Chromium, che da una parte è un bene perché siamo sicuri che internet funzionerà perfettamente, dall'altra però si va a cementificare ancora di più la presenza di mercato di questo engine, che ormai è l'Internet Explorer del 2022. Ci sono altre cose in sviluppo su Arc e altre ne escono a ogni nuova release, per esempio un'app di note, una whiteboard, la possibilità di prendere appunti direttamente sopra una pagina web, e poi Boost, che permette di modificare il CSS delle pagine web. Insomma, Arc promette di essere il sistema operativo per gestire il web e The Browser Company sembra crederci molto. Vi lascio l'articolo da cui ho preso praticamente tutto questo buongiornissimo, è un'intervista a Darren Fisher, che ora ci lavora ma in passato ha lavorato su Netscape Navigator, Firefox, Chrome e Chrome OS. Era tutto, ho raccontato una cosa più che dare una notizia, ma qui va così, non esiste un formato, improvvisiamo, facciamo come ci pare. E domani pure nuovo short storico. Vabbè, basta, ciao.